Noi abbiamo cominciato nel 2006 una grande avventura, possiamo dire così, con l'Istituto di Genomica Applicata di Udine e l'Università. Questa avventura era di assieme costituire e sviluppare nuovi vitigni resistenti alle malattie, alla peronospora e all'oidio, e fare in modo che gli stessi fossero iscritti e fossero autorizzati nelle diverse regioni italiane e anche in altri paesi viticoli. Oggi questo obiettivo è stato raggiunto perché già in Veneto e in Friuli sono autorizzati alla coltivazione per la produzione di vini da tavola e per la produzione di vini IGT. In altri paesi esteri, con una legislazione più flessibile, più elastica rispetto alla nostra, li concedono anche per entrare nelle DOC, addirittura in Cina quest'anno abbiamo esportato barbatelle che andranno a produrre dei vini biologici e dei vini innovativi rispetto a quello che può essere il panorama dell'offerta cinese, e quindi si apre un orizzonte effettivamente molto ampio e molto interessante per questi vitigni. Molto interessante perché dal punto di vista enologico hanno una valenza elevata, del tutto comparabile se non anche superiore rispetto a quelli che sono i parentali. Quindi quando noi parliamo di un Sauvignon Cretos che deriva dalla combinazione tra un Sauvignon e un 20/3, che è quello che ha portato la resistenza, parliamo poi alla fine di un Sauvignon Cretos come vino che ha delle caratteristiche di Sauvignon, che ha quel tipico profilo aromatico. E lo stesso quando parliamo di un Merlot Corus o di un Cabernet Volos. Quindi rientrano come aspetto, come caratteristica enologica e come tipicità nell'ambito della varietà madre, diciamo. Questo è un fatto, secondo me, molto importante e che, a mio modo di vedere, permetterebbe il loro inserimento per la produzione non solo di vini comuni o di vini GT, ma anche nelle DOC. Abbiamo problemi di sostenibilità ambientale, abbiamo esigenze di riduzione dei costi di produzione, abbiamo problemi di esigenze di riduzione dell'uso dei fitofarmaci. Bene, questi vitigni mi possono permettere di cogliere questi obiettivi e di coglierli anche nelle DOC. Noi sappiamo che ci sono delle mega DOC, faccio un esempio, il Prosecco. Il Prosecco è una DOC molto grande, c'è un'area storica che vede un connubio, una contiguità poi tra zona abitata e insediamenti abitativi, che vede zona abitata vicino a corsi d'acqua, vicino ai fiumi, Piave per esempio, no? E quindi c'è un problema di impatto ambientale, c'è un problema anche di salutistico. Alla fine noi dobbiamo garantire ai cittadini l'uso il più basso possibile di fitofarmaci. E quindi se la DOC Prosecco prevede un 85% del vitigno Crera e un 15% di altri vitigni, perché non valutiamo l'opportunità di inserire questi vitigni resistenti, quelli chiaramente a bacca bianca come Sorelio, Flertaio, Sauvignon, Ritos, Cretos e Nepis, di farli entrare in questo 15%? A mio modo di vedere ne potremmo avere dei vantaggi, ne potrebbe avere dei vantaggi il consumatore, perché questi sono dei vini con bel patrimonio aromatico, il viticoltore perché riduce i costi di produzione, perché si possono creare delle aree tampone vicino alle abitazioni, vicino ai corsi d'acqua, e quindi in buona sostanza ci sarebbe una convenienza e un vantaggio collettivo dall'introduzione di questi. Io penso una cosa, che la nostra legislazione è una generalizzazione a livello vitivinicolo pensata per un modello viticolo che ha guardato soprattutto a quelle che un tempo erano le esigenze del consumo interno, del consumo nostro, quando l'Italia consumava pro capite 100 litri. Oggi l'Italia consuma 34-35 litri. Bene, il nostro mercato qual è? È il mercato mondiale. L'Italia vitivinicola ha un senso se noi esportiamo, e noi dobbiamo cercare di fare il vino per il consumatore italiano, ma soprattutto io dico in questo momento per il consumatore estero,
e quindi gli aspetti di sostenibilità ambientale, di salubrità del prodotto finale, di una viticoltura che abbia un grande rispetto per l'ambiente, secondo me sono fondamentali, anche per comunicare quello che l'Italia riesce a fare di meglio e di più in viticoltura.